Gaetano Luca Ronchi, sindaco di Civitella del Tronto, quale sarà l'estate civitellese? Beh, un'estate ricca di eventi, di richiamo non soltanto regionale ma direi nazionale, con una grande capacità, devo dire, della nostra amministrazione e di quelli che con noi hanno collaborato di attrarre, malgrado le ristrettezze economiche in cui notoriamente versano gli enti e Civitella non si sottrae da questa situazione, di attrarre eventi appunto di assoluto prestigio non soltanto regionale ma nazionale. Parlo della Biennale di Venezia, Padiglione Italia-Abruzzo, 24 luglio in Fortezza, alle ore 21, il professor Sgarbi inaugurerà questa mostra che durerà fino al 27 novembre. Parlo anche del progetto Cepri nel 7 agosto, queste note magiche che dalla fortezza partiranno con i film di Cepri, con i muti di Cepri e che l'orchestra Città Aperta suonerà in diretta, e poi ancora i Vini Buoni d'Italia, la finale dei Vini Buoni d'Italia dal 26 di luglio al 30 di luglio. È tutta quanta una serie di eventi, mi piace ricordare anche le visite teatralizzate che ci saranno in Fortezza, che porranno questo monumento, ripeto, al centro dell'attenzione non soltanto regionale ma nazionale. Questo vuol dire che quel progetto che a suo tempo noi ci eravamo dati di rilanciare il nostro territorio attraverso iniziative di spessore, quali sono stati i 150 anni che poi hanno portato dietro tutta quanta questa serie di eventi, questo progetto sta riuscendo perfettamente, perché le presenze turistiche che stiamo riscontrando in questi mesi sono di straordinario aumento rispetto a quelle del 2010, in controtendenza devo dire pure rispetto al dato nazionale che vede un calo diffuso delle presenze turistiche. Civitella sta registrando un boom di presenze in questi giorni, in questi mesi. Questo vuol dire che quando si punta su progetti importanti e di rilievo, grazie anche al sostegno di tanti enti quali la Fondazione Tercas, la Camera di Commercio, l'Orchestra Città Aperta, la Regione Abruzzo soprattutto, quando si punta su questi progetti evidentemente insomma, un qualche riscontro positivo c'è. Assessore di Dalmazio, Civitella e soprattutto la Fortezza è sicuramente un punto di attrazione per il turismo. Quali sono i progetti futuri? Ci sono dei progetti? Non c'è dubbio, la Fortezza di Civitella è uno dei primi attrattori turistico-culturali della nostra regione, ma è anche il simbolo di una presenza monumentale, di testimonianze storiche, culturali che devono essere ancora di più valorizzate e che devono diventare un prodotto, tra virgolette, turistico di grande livello e di grande rilievo per l'economia turistica regionale. Civitella ha questa straordinaria opportunità, direi il territorio della Vibrata ha questa opportunità, Teramo ha questa opportunità, l'Abruzzo ha questa opportunità, e in quanto tale, come tale, deve essere avvalorata, deve essere colta, ed è quello che stiamo cercando di fare con una serie di iniziative che non nascono oggi, c'è un grande lavoro dietro, ma che oggi trovano un'ulteriore, come dire, sublimazione con questi eventi di livello nazionale. La Regione Abruzzo ha voluto ricordare anche i 150 anni dell'Unità d'Italia anche a Civitella. Sì, la Regione Abruzzo, proprio per il valore simbolo di Civitella e il Comitato dei 150 anni si è costituito questo valore da baluardo di confine a ponte culturale tra diversi territori. Io credo che abbia fatto una scelta adeguata nel voler celebrare il Consiglio regionale solenne, è stato un momento di grandissima emozione e credo che non ci fosse località più consona, più funzionale per approfondire certi temi di Civitella. Italo Di Dalmazio, presidente del Comitato 150 anni di Civitella, ogni evento organizzato in Fortezza è un evento riuscito? Beh, diciamo di sì, nel senso che in questo magnifico egregio contenitore qualsiasi iniziativa si vada a fare ha delle prestazioni, delle affidabilità, una magia, una suggestività, una suggestione, la chiami come vuole, per cui noi diciamo che ne abbiamo ben donde, abbiamo l'esperienza, diciamo che ogni iniziativa riesce al 50% per la magia della Fortezza. A settembre un ospite importante, il professor Sabatini. Sì, il professor Sabatini, che è il presidente onorario, ex presidente perché ha finito il mandato qualche mese fa, dell'Accademia della Crusca, unico presidente non toscano e per di più abruzzese di scanno, doveva venire a maggio, poi ha avuto dei problemi anche a giugno per la presentazione del Salone del Libro a Torino. Ci ha comunicato proprio questa mattina che alla riapertura delle scuole, perché vorremmo una grande partecipazione delle scolaresche, sarà a Civitella per illustrare un argomento che avevamo già concordato, l'importanza, l'influsso
dell'influenza della lingua nazionale dell'italiano nel processo di unificazione italiana. Quindi la data non è ancora fissata, ma sarà intorno al 24-25 di settembre. Umberto Palestini, coordinatore del padiglione Italia Abruzzo, la mostra inaugurata all'interno della Biennale di Venezia sarà esposta fino a novembre nella Fortezza di Civitella. Sì, è un progetto gigantesco che Vittorio Sgarbi ha voluto per i 150 anni dell'Unità d'Italia, per cui il padiglione Italia, che nasce a Venezia, si diffonde su tutto il territorio regionale con dei padiglioni regionali che contengono quelli che sono gli artisti nati o residenti nel territorio che in qualche modo sono stati selezionati da Vittorio Sgarbi, da una commissione con l'apporto anche scientifico della regione Abruzzo, e che hanno visto in me la persona che poteva coordinare questo progetto. Io sono molto grato sia alla regione sia a Vittorio Sgarbi che ha voluto me per questo progetto, e sono grato anche a tutti gli artisti che si stanno impegnando in maniera straordinaria a realizzare un evento di particolare significato dal punto di vista culturale per la regione stessa. È molto importante la Rocca di Civitella, che ritengo che sarà uno dei siti più significativi per tutta la Biennale di Venezia.